Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. State ascoltando Storia di figurine. Il calcio è un bene di tutti indistintamente. Un patrimonio condiviso che ha il potere di emozionare, di sconvolgere e anche di ribaltare i pronostici, mandando la classe operaia in paradiso, sconfiggendo gli squadroni delle grandi metropoli, oppure facendoci appassionare ai campioni improbabili, trasformando così i giocatori del sommerso in icone senza tempo. La rivoluzione del pallone. Oggi vi racconto degli eroi di provincia. Come accade a tutti, non ho resistito. E il primo album delle figurine Panini che sono andato a spulciarmi è stato quello del mio anno di nascita, alla ricerca di qualcosa che riuscisse a collegare magicamente tanti puntini della mia vita. E ovviamente l'ho trovato. Nella stagione 61-62 lo scudetto andò al Milan allenato da Nereo Rocco, il cui soprannome, El Parón, che significa il padrone, è già una sufficiente lettera d'intenti per spiegare il suo stile manageriale. Oltre a lui in panchina, quella versione dei rossoneri poteva schierare fior di campioni. Nessuno più luminoso però di José Altafini, che finì l'annata come capocannoniere della Serie A. Ma a catturare la mia attenzione è stata un'altra figurina, quella di Giacomo Bulgarelli, o, come lo chiamavano a Bologna, quella dell'onorevole Giacomino. Talento e grazia, oltre ad un portamento aristocratico, lo hanno reso una delle personalità più amate della storia del Bologna, con il quale riuscì a vincere anche lo scudetto, 2 anni più tardi, in uno storico spareggio contro l'Inter. Un'epoca mitica, durante la quale non si scrivevano neppure i nomi sulle maglie. I titolari vestivano i numeri dall'1 all'11, e in questo modo, per i tifosi palpitanti sulle tribune o davanti alla radio, la formazione della propria squadra del cuore prendeva la forma di una filastrocca rassicurante e sempre uguale a se stessa. L'onorevole passò tutta la sua carriera con la maglia rossoblù. Qualche anno più tardi diventammo prima colleghi e poi buoni amici. Commentammo insieme i mondiali di USA 94, dove il sogno dell'Italia di Sacchi si fermò a soli 11 metri dal traguardo. Poi quelli di Francia 98, con la definitiva consacrazione di Zinedine Zidane e il contemporaneo dramma sportivo del Ronaldo originale. E infine gli europei di Belgio e Olanda del 2000, quando i galletti fecero il bis, dando ai nostri azzurri una delusione piuttosto difficile da digerire. A decidere la partita fu il golden goal siglato da un'altra conoscenza del nostro campionato, David Trezeguet. La mia collaborazione con Giacomo Bulgarelli non si interruppe certo lì. Anzi, in quegli anni diventammo anche la coppia di commentatori ufficiali della versione italiana del videogioco più amato di sempre, il FIFA. Proseguendo nello sfogliare gli album delle figurine, che è poi un po' come aprire i vecchi cassetti della memoria, sono arrivato fino agli anni 90, un decennio in cui le favole di provincia, con i loro eroi indimenticabili, sono state tantissime. Parliamo per esempio del Foggia d'inizio decennio, quello reso celebre dal tridente terribile Baiano Rambaudi Signori e allenato da un vero e proprio oggetto di culto, come Zdenek Zeman. Schierando il suo proverbiale 4-3-3 iperoffensivo, il boemo riuscì nell'impresa di portare i pugliesi in Serie A nella stagione 91-92, vincendo la Serie B forte di un attacco stellare, che segnò la bellezza di 59 gol. Capocannoniere di quel gruppo, Ciccio Baiano, giramondo del nostro calcio e attaccante cult del decennio che ne seguì. Nella stagione successiva, l'ottolante rossonero, conosciuto da tutti come Zemanlandia, si confermò anche in Serie A, con un inatteso nono posto finale. La ciliegina fu la vittoria per 2-1 sulla Juventus, che negli anni successivi diventò la nemesi di Zeman. Uno Zeman che nei corridoi dello spogliatoio avrà sicuramente gradito l'investitura dei suoi metodi e del suo calcio ad opera di Gianluca Vialli, che all'epoca era la stella più luminosa dei bianconeri. Nel
Nel 1992 le classifiche musicali di tutto il mondo vennero stravolte da una coppia di giovani rapper americani. I Criss Cross, con la loro hit Jump, introducevano un nuovo modo, festoso e allegro, di vivere l'hip hop. Proprio in quell'anno fece il suo approdo in Serie A, all'Ascoli per essere precisi, un promettente calciatore tedesco che di jumps, di salti e di colpi di testa avrebbe potuto scrivere un trattato universitario. Oliver Bierhoff. Acquistato dall'Inter di Pellegrini, passò 4 stagioni all'Ascoli, dove fu allenato anche da Giancarlo De Sisti. Da lì passò all'Udinese dei Miracoli, l'ennesima favola a lieto fine del nostro calcio di provincia. Forte di numeri pazzeschi, di una grande continuità e del feeling con il tecnico Zaccheroni, alla fine cedette anche lui alle luci delle città e divenne campione d'Italia con il Milan. Però il ricordo dell'attuale general manager della nazionale tedesca, che conservo più gelosamente, è legato all'europeo del 1996. Oliver giocava poco, soltanto qualche spezzone di partita, mentre la Germania volava, raggiungendo la finalissima contro la sorprendente Repubblica Ceca. Poco prima della finale, io e Giancarlo De Sisti andammo a trovarlo nel ritiro tedesco. Lo trovammo abbacchiato e sfiduciato. Forse fu per gioco, o forse per amore, direbbe Lucio Dalla, che gli predimmo che sarebbe stato lui a decidere il risultato della partita. E infatti... Per riconoscenza, quel grande eroe calcistico, partito dalla provincia e arrivato fino al cuore dell'impero, mi regalò la maglia indossata in finale, proprio quella con cui segnò il Golden Goal che consacrò la Germania campione d'Europa. Se c'è uno stadio che negli anni 90 è stato simbolo di tantissimi eroi di provincia, è il San Nicola di Bari. Costruito per i mondiali delle notti magiche, sul progetto del maestro Renzo Piano, è stato capace, nel corso delle stagioni, di riempirsi oltre ogni aspettativa per celebrare alcuni tra i più inattesi campioni del nostro calcio. Da Tovaglieri, che inventò la celebre esultanza con il trenino, fino a Ugo Eninaia, il gemello di Antonio Cassagno Gnumbari, reso grande dalle alchimie di mister Eugenio Fascetti. Ma la mia figurina preferita in maglia biancorossa era quella in cui faceva capolino la testa piena di capelli ricci di Igor Protti, una chioma che insieme al pizzetto in stile Rasputin gli valse il soprannome di Zar. Protti è stato capace di vincere la classifica cannonieri in Serie A, B e C, impresa riservata a pochissimi campioni del sottobosco del nostro calcio. Nel 1995-96 Igor vinse la classifica nel massimo campionato con 24 gol, lo stesso numero di Beppe Signori, ma tirando un rigore in meno. Nonostante le prodezze sue e quelle del suo compagno di reparto Kenneth Anderson, i pugliesi non riuscirono comunque ad evitare la retrocessione, una vera e propria anomalia statistica. L'amore tra Protti e la piazza però si cementò in quelle stagioni mitiche, creando un rapporto che ancora oggi li lega profondamente. Per concludere degnamente la nostra carrellata di oggi dedicata agli eroi di provincia, non posso che raccontarvi di quella che rimarrà negli almanacchi come l'impresa per eccellenza, la scalata del Cagliari di Gigi Riva fino al tetto d'Italia. Scalata che proprio quest'anno celebra i suoi 50 anni. Stagione 63-64, mentre l'Italia tutta ballava sulle note di In ginocchio da te che Gianni Morandi cantava in completo militaresco, il Cagliari battagliava nel campionato di Serie B, cercando di raggiungere la sua prima, storica promozione nella massima serie. Curiosamente, era proprio la figurina di Rombo di Tuono, Gigi Riva, che divideva con il compagno Francesco Rizzo il pezzo introvabile dell'album di quella stagione. Il Cagliari finì secondo, meritandosi così un'avventura in Serie A. Gli fece seguito un'escalation senza precedenti, costruita su un gruppo di calciatori e di uomini che aveva deciso di legare i propri destini alla squadra sarda, senza se e senza ma, in un sentimento di reciproca identificazione. Lo stesso Riva diventò il simbolo dei rossoblù, lui, Lombardo di Legnano. 6 anni dopo la promozione, grazie al 2-0 sul Bari del 12 aprile del 1970, il Cagliari vinse il suo primo e unico scudetto, nella perfetta dimostrazione della potenza narrativa della classe operaia che va in paradiso. Poche cose, come lo sport e come il calcio in particolare, sanno stravolgere la mente e il cuore di chi lo guarda. Emozioni uniche,
che a volte possono essere riassunte e poi racchiuse dentro anche un semplice pacchetto di figurine. Dalle grandi città ai campioni milionari, alle realtà di provincia dove eroi senza pedigree sono arrivati a toccare il cielo con un dito, regalandoci delle storie impossibili da dimenticare e magnifiche da raccontare. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!